Fin dalla prima lezione di elettronica ci hanno insegnato che perché possa scorrere corrente ci deve essere una differenza di potenziale e che il circuito deve essere chiuso. Ma allora perché anche se tocchiamo il singolo cavo di fase dei 230 volte di rete prendiamo la scossa? Beh, per capirlo dobbiamo sapere come arriva la corrente nelle nostre case. Infatti normalmente nelle nostre case arrivano due cavi, chiamati fase e neutro, che possiamo semplificare come le connessioni che partono dal generatore. Il circuito poi andrà chiuso con le varie apparecchiature di casa, tutte in parallelo, in modo che potrà scorrere una corrente su questi due cavi. Però, essendo il neutro riferito a terra in cabina di distribuzione, quindi diciamo connesso fisicamente al terreno dove camminiamo, e grazie anche al fatto che il terreno generalmente è un buon conduttore, questo fa sì che potenzialmente è come se noi stessimo camminando sopra il cavo del neutro. Per questo quando tocchiamo anche solo la fase, il nostro corpo, essendo conduttivo, potrà essere attraversato da una corrente che si richiuderà al generatore attraverso la terra. Ma se volete saperne di più, non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao!